Oggi qui ad Agrigento per festeggiare i 100 anni della fondazione dell'Ordine, è un momento importante anche per il ruolo che riveste nazionalmente proprio l'Ordine Nazionale degli Ingegneri. Certo, l'Ordine degli Ingegneri si è costituito in base al Regio Decreto del 23, sono passati 100 anni, anche se poi operativamente la sua attività, l'attività del Consiglio Nazionale, è iniziata dopo la guerra, dopo il fascismo, nel 1948, quando si insediò il primo Consiglio Nazionale guidato da Finocchiaro Aprile. Si sono succeduti altri 13 Consigli Nazionali, altri 13 Presidenti, cioè questo che io di cui sono ora il Presidente è il 20° Consiglio dal suo insediamento. Naturalmente l'ingegnere in Italia è cambiato negli anni 23, nel 23 quando fu costituito l'albo, l'ingegnere si occupava prevalentemente di infrastrutture, di edilizia, di opere idrauliche e successivamente di opere industriali. Ora invece il campo di azione degli ingegneri è a 360 gradi, dalla bioingegneria all'intelligenza artificiale, oltre che ovviamente a tutti quei ruoli e quei compiti che venivano già svolti nel passato. È un salto di qualità enorme al quale ovviamente dobbiamo essere abituati e cercare di rendere la collettività un servizio sempre di più alta qualità. La manifestazione di oggi è anche l'occasione per accogliere i nuovi iscritti all'albo. Qual è l'augurio che fa a questi nuovi colleghi? Sì, la cosa bella è che noi quando c'è un nuovo iscritto siamo felici perché gli diamo il benvenuto. La prima cosa che diciamo è che devono sentirsi un po' in una grande famiglia, che devono chiederci se hanno consigli, se hanno dei pareri, se hanno difficoltà anche semplicemente per fare una ricevuta, una fattura. Oggi è bello sapere che c'è, tra virgolette, un amico più grande che ti può indirizzare. E a questi giovani chiediamo di fare vita dell'ordine, di dare il loro contributo nelle tante commissioni che noi abbiamo. Noi abbiamo quasi 30 commissioni, sia dagli enti pubblici, sia alla tecnica, alle strutture, all'ingegneria dell'informazione, alla transizione ecologica e digitale, e quindi c'è veramente spazio per tutti per fare vita e socializzare e per dare il proprio contributo all'ordine che poi ovviamente investe sul territorio.